Siamo al terzo appuntamento del ciclo La forza della pace. E la parola pace oggi è parola rara, evidentemente, perché siamo in tempi di guerra strisciante, in intermittenza. Ora, il primo incontro è stato dedicato alla Faustino Tissot, e abbiamo qui un volume di Gabriele Ferrari che ha presentato lo stesso missionario, appunto, è stato in Cina, La vita di Faustino Tissot, vescovo di Zhengzhou, contentissimo di essere in Cina, il titolo. Il secondo incontro invece è stato dedicato a padre Andrea Bortolameotti, e questo è l'opuscolo, uno è interessato, sono rimasti due, se volete, gratis, senza problemi. Quindi La vita di Andrea Bortolameotti, scusate se, e il quale appunto è stato posto di pace in Brasile. Il relatore era Gianluigi Pastò. Questa sera il relatore è il regista Paolo D'Amosso, il quale ci parlerà di Mario Gonzaga, che appunto è stato missionario là nel Laos, e bisogna riflettere sulla fertilità di questi seminatori di pace, insomma, che sono religiosi, ma non necessariamente generale. Ecco, la storia ci insegna questo. Do la parola a Rolando Pizzini, che ha il merito, non solo questo, naturalmente, di aver organizzato il ciclo, di aver proposto. Grazie. Grazie al Presidente Claudio Antonioli anche per aver dato la possibilità di riflettere su queste figure purtroppo spesso nascoste, ma che a nostro avviso sono dei grandi seminatori di pace. E mia intenzione è l'ultimo appuntamento che sarà solo online. Antonioli, Solo online, sì. cercherò anche di spiegare ruolo e figura del missionario assieme ad altri temi come la deumanizzazione dei popoli che spesso incontrano queste nostre grandi figure, in questo caso partorite dalla nostra terra trentina. E abbiamo, come ha già introdotto il professor Pignoli, la fortuna di avere qui con noi Paolo D'Amosso, autore regista e autore anche appunto di un bellissimo libro su Mario Gonzaga, il titolo è Romanzo d'amore per le edizioni San Paolo, e poi un ultimo lavoro assieme ad altri autori, Identikit, che vi consiglio appunto di leggere. Grazie quindi a Paolo D'Amosso e do la parola al nostro relatore. Grazie, grazie di cuore. Devo dire che quando mi capita di parlare di padre Mario Borzaga mi sento un po' a casa, perché ormai sono più di 10 anni che io frequento, mi accompagna questa figura davvero nella quotidianità anche. Io sono convinto che padre Mario, quando lo si incontra, non si può abbandonare, insomma, una figura di questo genere. Ti accompagna nella vita quotidiana, ti dà anche delle risposte a quesiti che noi ci poniamo proprio ogni giorno, problematiche attualissime. Mi piace molto il titolo di questo ciclo di conferenze, proprio la problematica, diciamo, delle problematiche. Oggi è proprio il tema della pace. Tutti ci interroghiamo sulla pace, su come ottenere la pace, su come trovare strade di pace. Ecco, possiamo dire, e qui lo dico anche a nome dell'associazione Amici di Padre Mario, di cui mi onoro di far parte, voglio ricordarlo perché è un'associazione che è presieduta dalla sorella di Padre Mario, che qui abbiamo la grande
opportunità di guardare negli occhi, che è Lucia Borzaga, e che saluto insieme a tutta una serie di altre persone con i quali facciamo proprio un lavoro di comunicazione legato proprio a far conoscere sempre di più la figura di Padre Mario. E spesso ci interroghiamo proprio sulla forza e in qualche modo anche oggi sulla valenza proprio di pace che ha un uomo di pace come Padre Mario. Una figura che veramente può essere accostata a questa parola, a pieno titolo un uomo di pace, perché la sua vita parla, direi insieme alle sue parole, le sue scelte, il suo cammino, sono un cammino di pace. Direi di pace con la P maiuscola, perché la ricerca della pace, a mio parere, oggi si può ottenere se si alza il cuore, insomma, un po' più su delle nostre teste, delle nostre visioni, e si è ispirati da una forza che sta sopra di noi, da questa fede che Padre Mario, per la quale Padre Mario ha vissuto e ha donato la vita. Dicevo, la sua vita parla e parla di pace, perché Padre Mario Borzaga ha vissuto l'intera vita per unire, non per dividere, per saldare relazioni, per confrontarsi, con popoli anche tanto lontani, per vivere la missione come possibilità, non di conquista, ma di costruzione di ponti tra culture diverse. Questa attenzione all'altro, al prossimo, Padre Mario la esprime nella quotidianità con il suo esempio, incarnando questo desiderio di costruire ponti. Sottolineo la parola ponte perché poi è stato molto bello questa scelta dell'amministrazione comunale di Trento di dedicare un ponte a Padre Mario e il ponte proprio vicino alla casa dove è nato, il ponte sul Fersina vicino a Via Gorizia, da dopo la beatificazione di Padre Mario, si chiama proprio Ponte Padre Mario Borzaga. E non c'è nulla di più figurativo che possa somigliare davvero tanto e incarnare il valore che lui ha espresso in ogni gesto, in ogni azione, in modo convinto, direi, in modo radicale, fino davvero a donare la vita, come conseguenza estrema di una vita vissuta intensamente, senza mediazione, senza mediare, senza compromessi, arrivando davvero a scelte molto forti. Ecco, ma prima di addentrarci nella sua storia, che presenterò in modo un po' particolare, vedremo, vorrei dare per chi magari non sapesse così delle linee principali molto semplici che segnano la vita di Padre Mario, prima di addentrarci nell'aspetto fotografico. Padre Mario nasce a Trento, proprio in Via Gorizia, il 27 agosto del 1932. A 11 anni decide di entrare in seminario, quindi giovanissimo, oggi diremmo un bambino, ma 11 anni in quell'epoca era già una vita strutturata. A 20 anni sceglie di entrare in una delle congregazioni missionarie più importanti del mondo, che sono gli Oblati di Maria Immacolata. A 25 anni viene ordinato sacerdote, siamo nel 1957, e nello stesso anno parte per il Laos. Scompare poco più di 2 anni e mezzo dopo, il 25 aprile del 1960, con il suo catechista Paolo Scion, parte a piedi dal suo villaggio per raggiungere altri villaggi e portare dei medicinali, scompare lui e il catechista e non saranno mai più ritrovati. Queste sono le linee essenziali del percorso di vita di Padre Mario. Ora possiamo fare mente locale
in particolar modo a come siamo arrivati a conoscere l'essenza del messaggio, dei valori espressi da Padre Mario, attraverso i suoi scritti in particolare. Direi che c'è una centralità data dal suo diario, prima di tutto, che è un diario che lui scrive nella quotidianità negli ultimi anni della sua vita, dalle sue lettere, che sono molto interessanti, a vario livello, lettere ai familiari in particolare, dalle sue meditazioni, dai suoi articoli che lui scrive come corrispondente dal Laos per il giornale missionario che deve fare propaganda, come si diceva, cioè deve in qualche modo anche tenere alta l'animazione missionaria, e dalle sue fotografie. Il suo diario è la fonte principale, dicevo, perché il suo diario è un'espressione di pensieri intimi. Lui non scrive il diario perché lo si legga, perché lo leggano gli altri. Direi che la scrittura del diario è un'operazione, spesso se la si fa, direi quasi terapeutica, nel senso che si parla e si riflette sui problemi, sulle ansie, sulle fragilità che si ha nel quotidiano. E lui, dal 1 ottobre del 1956, fino al 25 aprile del 1960, quindi il giorno in cui lui parte per questa ultima spedizione, scrive questi pensieri che sono a disposizione. E qui c'è il coraggio della sorella Lucia, che ha lavorato tantissimo per poter pubblicare questi diari, per trascriverli, per renderli pubblici, per dare la possibilità di anche magari, così, forzando un po' la volontà di tuo fratello, devo dire, forzando un po' la volontà di Padre Mario, che avrebbe voluto scrivere per sé queste cose, no? Non è mai uno scritto che lo si percepisce volutamente esterno, ecco, ma ha una forza interiore straordinaria, e ha una forza interiore di verità. Proprio per questa intimità profonda, c'è una verità profondissima. La verità di quelle parole sono, direi, quasi piombo fuso, proprio, che noi possiamo cogliere nella sua essenza e possiamo percepire la forza di queste riflessioni, di questi pensieri che ci arrivano nella loro essenza. Sono veramente delle pillole, potremmo dire dei diamanti, ecco, preziosissimi, che noi possiamo cogliere in tutte le loro sfaccettature. Quindi di questo diario ve ne citerò alcuni passaggi perché sono veramente un'essenza importante del suo messaggio. Ma il percorso che vorrei fare oggi è un percorso attraverso alcune fotografie di Padre Mario, perché nonostante non siano tantissime, spesso lo diciamo con la sorella, sono secondo me importantissime e sono preziosissime, ma soprattutto esprimono davvero la possibilità di cogliere in queste immagini dei momenti di percorso precisi che identificano proprio una sorta di fotobiografia. La possibilità di conoscerlo attraverso questa visualizzazione che a mio parere è preziosissima. Perché soprattutto? Perché sono fotografie, qui faccio un discorso anche più generale, sono fotografie sostanzialmente che vanno dagli anni 40, soprattutto tra il 40 e gli anni 50, pochissime dei primi mesi del 1960. E sono fotografie importanti perché in quegli anni si fotografava con una, diciamo, energia, una capacità di progettare la fotografia che noi oggi non abbiamo più. L'importanza dell'impianto fotografico nel cuore del Novecento, di quegli anni, è un'importanza straordinaria. Chiunque abbia fatto delle foto in quel periodo, io
almeno da piccolino, posso ricordarmi quegli anni, diciamo, a partire, sono del 64, quindi ancora in quegli anni, dire adesso facciamo una foto era un momento che aveva una sua sacralità. Come la facciamo? Dove ci mettiamo? Cosa vogliamo esprimere? Che cosa vogliamo comunicare? Era fissare un momento. Era certo anche il dressing, come si dice. Cosa vogliamo comunicare? Era l'espressione di un momento. Per due ragioni, secondo me. Primo, perché la pellicola costava. Costava la pellicola, costava lo sviluppo, si aveva pochi scatti a disposizione. Ricordo mio padre quando portava lo sviluppo, diceva: mi raccomando, sviluppi solo quelle che non sono mosse. Perché? Perché evidentemente era un elemento anche, voglio dire, prezioso di per sé, ma soprattutto proprio per questa ragione si preparava ed esprimeva. C'era nella fotografia l'intenzione di lasciare veramente anche ai posteri, anche a chi sarebbe venuto dopo, un momento importante. Questa cosa l'abbiamo un po' persa. Non voglio fare il nostalgico, però io per primo mi posso autodenunciare, ho nel telefonino centinaia, scattiamo migliaia di foto che poi cerco di scaricare, ma probabilmente molte delle quali non vedrò mai. Ma quindi il rapporto con la fotografia è davvero un rapporto che col tempo si è modificato tantissimo. Padre Mario vive una stagione memorabile a livello di foto e sono tutte foto bellissime. Quindi, anche se alcune sono qualitativamente superiori, ma al di là della qualità, raccontano e raccontano di lui. Quindi, ecco perché è nato questo lavoro che abbiamo voluto fare di raccolta di alcune fotografie che costruiscano l'identikit di Padre Mario, insieme a Padre Fabio Ciardi, che ha curato invece l'aspetto, diciamo, degli articoli più giornalistici che Padre Mario pubblica sulla rivista Missionaria. Però ecco, questo percorso fotografico vorrei condividerlo un pochino con voi perché secondo me dice molto di lui e ce lo fa conoscere, lo possiamo guardare. Ecco, insieme a lui, queste fotografie ho cercato di accompagnarle da delle parole chiave che sono, diciamo, che possono dire abbastanza di quel momento di vita. Ecco, quindi possiamo partire con la condivisione. Ecco. E questa è la prima foto che ci tengo a condividere con voi. La parola chiave è sguardo. Sguardo perché, prima di tutto, Padre Mario in questa foto ha 11 anni. È appena entrato in seminario. Che chiaramente non è a Trento, ma per ragioni di questo, siamo nel cuore della guerra, siamo nel 43, 1943. E il seminario minore è a Drena. E padre Mario è costretto, è molto convinto di lasciare la famiglia in un momento di guerra. Lui vuole farsi sacerdote, motivatissimo. Vedo che la sorella annuisce perché effettivamente c'è questa fortissima volontà, c'è questa fortissima volontà. Certo. Comunque, sostanzialmente lui affronta anche un viaggio avventuroso e scrive che cosa anni dopo scriverà che cosa succede quel giorno in cui parte. Dice: avevo 11 anni ed entrai per la prima volta in seminario, precisamente a Drena. Credo che quel giorno il mio angelo custode abbia avuto parecchio da fare. Mia mamma, infatti, mi affidò per il viaggio ad un uomo che andava al medesimo paese. Ad un'ora di cammino dall'arrivo mi lasciò solo e io non piansi.
Una donna che mi vide passare lente, sovraccarico di roba, mi fermò e mi fece posare a casa sua i bagagli. Poi il mio angelo mi condusse nel buio fino al seminario, una delle più grandi grazie della mia vita. Quindi un ragazzino molto determinato, che guarda avanti alla sua scelta molto consapevole, e qui lo vediamo. L'unico ragazzino che si volta verso lo scatto fotografico, verso il fotografo che fa la foto. Ecco perché ho voluto commentare con la parola sguardo. Lo sguardo di Padre Mario è uno sguardo molto vivace, molto attento. Un ragazzino che si incuriosisce, che ha un'attenzione superiore alla media. E qui coglie il fatto che questo momento è l'unico che coglie in questa fila, il fatto che, questo momento sta per essere immortalato e quindi si gira. E questo sguardo, io leggo tante cose in questo sguardo, anche una domanda, come vedete, sta iniziando il mio viaggio, sta iniziando in fondo la mia missione. Ecco. Di lì inizia tutto. E uno sguardo che lui pone sempre avanti sulla sua scelta, anche se è molto importante per lui. Guardare indietro tutto ciò che è familiare, tutto ciò che è famiglia, perché la famiglia resta veramente molto, sempre molto legata, in particolare alla sorella, non solo perché è qui, ma c'è un rapporto preferenziale. Ed ecco la sua famiglia. E questa foto è, secondo me, la parola non poteva che essere famiglia, è, una foto del 1948. È la classica foto di famiglia che si fa dal fotografo. Quasi tutte le famiglie di quel periodo avevano questa, diciamo, tradizione. Lo dico perché sia i miei nonni paterni che i miei nonni materni hanno fatto foto di questo tipo con tutta la famiglia. Si voleva immortalare un momento, ci voleva magari l'occasione, e in questo caso l'occasione è molto precisa e riguarda Padre Mario, cioè Padre Mario che vedete in mezzo ai due fratelli in piedi a 16 anni e dovrà indossare a brevissimo l'abito talare, direi definitivamente. Per questa ragione si dice andiamo dal fotografo e facciamo la fotografia con Mario ancora in borghese. Come potete vedere, in primo piano seduti, è la classica foto costruita dal fotografo in quegli anni che decideva sia le posizioni che la postura. Qui la piccola Lucia, che è la piccola di casa, è in piedi tra la mamma Ida e il papà Costante, tiene il braccio del papà. Dietro di lui, dietro loro ci sono i tre fratelli, a partire da sinistra Fabio, il primogenito, Mario invece è l'ultimo, è il più giovane dei fratelli, poi Emilio sulla destra. Ecco, questo è diciamo, è la classica foto familiare di una famiglia in pieno dopoguerra che riparte dopo anni complicati e che saluta così. Questo membro della famiglia che è Mario, che insomma, di cui si vuole fissare questo dressing, cioè questo vestito borghese che poi non avrà più. E quindi ecco questa famiglia a cui poi Padre Mario è sempre stato molto, molto, molto legato. E ha sempre guardato con grande attenzione, con grande affetto. E qui possiamo vedere già un padre Mario in talare, in seminario. È una foto significativa perché appunto dopo quella foto lui vestirà la talara al seminario, è insieme a dei compagni di seminario e diciamo che è quello dietro con la sigaretta in bocca e la faccia un po'
possiamo dirlo, un po' da bullo, ecco, che è tipica anche, voglio dire, della sua età. Qui la parola fragilità, che io ho voluto mettere in calce, segna una cosa molto importante. Cioè, padre Mario ha la sigaretta in bocca e non è un caso, non è un gioco, perché la sigaretta accompagnerà la vita di padre Mario fino alla fine. Questo suo rapporto con la sigaretta è un rapporto molto contrastato, ma costante, nel senso che si riprometterà sempre tantissimo di smettere di fumare, ma non riuscirà mai a smettere. Una cosa che ci può ricordare, la coscienza di Zeno di Italo Svevo, ecco, l'ultima sigaretta. Quest'ultima sigaretta, anche quando esprimeva questa volontà ai confratelli, non si riusciva mai, era sempre la penultima, anche in missione, anche nel Laos. E qui ci sono delle frasi molto interessanti tratte dai suoi scritti. Per esempio, ho fumato parecchio oggi e senza avere male alla testa. Ciò mi ha incoraggiato a fumare ancora di più. In un altro passaggio scrive: non so se il Signore mi domandi dell'eroismo a smettere di fumare o se mi domandi di fumare e l'eroismo di credere che mi posso fare santo ugualmente. E poi ci sono anche alcuni momenti in cui esprime dei veri e propri voti. Faccio voto alla Madonna di Lourdes di non fumare ormai per tutta la vita. Parentesi. Sotto pena di peccato veniale. Grazie al cielo è peccato veniale perché poi non sarà mai ottenuto. Per cui anche i confratelli in Laos mi hanno raccontato, alcuni che ho ancora avuto la grazia di incontrare, mi raccontavano di questi momenti in cui lui annunciava: guardate che smetto, e scoppiava una risata perché in realtà si sapeva che era molto difficile, ma la sigaretta è stata anche, gli ha tenuto anche buona compagnia nella solitudine della missione. È stato anche un momento, possiamo dire, di conforto alcune volte. E questo ce lo rende particolarmente vicino, ecco. In questa sua fragilità, in questo suo, diciamo, legame alla sigaretta, padre Mario esprime immediatamente una santità più raggiungibile. Non siamo di fronte a un uomo senza macchia, senza paura, a un Superman perfetto, ma siamo di fronte ad una persona che noi possiamo sentire più vicina, che noi possiamo sentire raggiungibile, che noi possiamo sentire prossima. E quindi questo, ogni tanto rifletto anche sul fatto che potrebbe essere il protettore di tutti i tabagisti, perché davvero ci sono tanti passaggi nel suo diario in cui parla di questo. E secondo me questo è un aspetto che, anche quando ne ho avuto modo di parlare nelle scuole, è un aspetto che lo fa risultare subito interessante, perché è un aspetto che evidentemente ce lo ravvicina, non è il santo della nicchia, lontano, in uno spirito che io so non posso, in cui non posso insomma identificarmi, ma è un ragazzo, ed è quindi un ragazzo, un giovane, che può davvero anche attraversare delle domande e le sue fragilità. Fragilità che sono vissute sempre in una fortissima vocazione. E qui la parola vocazione in Padre Mario davvero è molto importante. E io l'ho voluta identificare in questa immagine. Che è con la sorella Lucia, per mano alla sorella Lucia, siamo a San Giorgio Canavese. Padre Mario è già entrato negli oblati di Maria Immacolata, perché nel 1952, lui ha 20 anni, in seminario a Trento, lui assiste a una conferenza di questo padre Liuzzo, che è un padre oblato di Maria Immacolata, missionario, che gli parla delle missioni al Polo Nord. Padre Mario ascolta questa epopea veramente anche pionieristica di queste figure che sfidano i ghiacci,
che sfidano davvero delle condizioni quasi proibitive da un punto di vista anche proprio ambientale. E questa cosa lavora in lui. Lavora in lui e su questo medita la possibilità, matura la possibilità di entrare in questa congregazione. Congregazione, devo dire, come ho già detto più volte, molto importante, fondata nel 1816 da Sant'Eugenio de Maisenon, che è stato vescovo di Marsiglia e che ha veramente missionari in tutti i continenti. Ecco, lui abbraccia questo carisma di andare ai confini del mondo, questa missione che va oltre le sue montagne trentine, quindi mette da parte la possibilità, magari che anche la famiglia immaginava di vivere in una parrocchia un po' più comoda a Trento o in qualche paese del Trentino. Lui ha uno sguardo molto lontano e quindi sceglie questa strada che lo colpisce per tanti aspetti. E qui vorrei citare la sua frase proprio sulla vocazione, quando scrive: "Ho capito la mia vocazione, essere un uomo felice pur nello sforzo di identificarmi col Cristo crocifisso." E questa foto identifica benissimo questa frase, perché abbiamo un Padre Mario sorridente insieme a Lucia, ma in mezzo a loro c'è la croce nello sfondo. Quindi questo connubio tra la felicità e l'identificazione con Cristo crocifisso è un connubio complesso, sembra, se si medita su questo, ma invece per Padre Mario è una conseguenza assoluta. L'unica felicità per lui sta proprio nel mistero della croce. E questa cosa se la porta dentro e devo dire che identifica un po' il suo percorso fino alla fine. Quindi una vocazione fortissima, nonostante resti un ragazzo pieno di vita, cioè potremmo dire non una persona così che fuori dalla sua età, senza le passioni che caratterizzano un ragazzo così, un giovanissimo come lui. Ecco che di passioni lui ne aveva tantissime. E in questa foto si identifica, direi, una delle sue passioni più importanti, che è la passione per la montagna, per ca le camminate proprio, l'alpinismo. Le sue montagne sono molto conosciute, ma non solo le montagne del Trentino, perché evidentemente lui poi avrà un periodo anche valdostano con gli Oblati di Maria Immacolata, camminerà moltissimo sulle montagne sopra Pila, sopra Otta. Insomma, lui è un grande scalatore, ha la gamba buona, una grande energia e quindi gli batte il cuore per questa grande passione. Fa addirittura anche con i suoi amici delle sfide a chi raggiunge prima il santuario della Madonna di Pinè, cioè uno che veramente quasi corre quando cammina. E poi non è l'unica passione questa per Padre Mario, perché è una persona affascinata, è un giovane molto molto affascinato dal mondo della musica. In particolare suona il pianoforte meravigliosamente. E quindi voglio dire, questa cosa entra molto nella sua vita: il pianoforte, il canto, le feste a casa, suonare con gli amici. Sì, però voglio dire, creare delle amicizie in cui insieme si sta insieme in modo, devo dire, gioviale. E questo è molto bello, perché ti fa capire che in lui c'è una grande consapevolezza, una grande profondità,
ma uno spirito davvero giovane, appassionato in tutto. Tutto ciò che fa lo fa con grande passione. Si potrebbe dire che poteva fare qualsiasi cosa nella vita, Padre Mario. Cioè, detto proprio in soldoni, non è una persona, come alcune volte si dice, nato prete, ecco. È veramente una persona che, a cui batte il cuore per tanti aspetti, per tante cose che umanamente anche lo gratificano e che fa sempre benissimo. Tutte passioni, devo dire, espresse con fede. E spesso con grandissima fede. Qui sulla parola fede ho scelto questo scatto fotografico di un momento molto importante. È il 28 aprile del 1957. È la prima messa di Padre Mario. Ecco, dopo essere ordinato sacerdote, la prima messa di Padre Mario è nella sua Trento e la celebrazione avviene proprio nel Duomo di Trento. Quindi questo luogo iconico per la vostra città e devo dire questo ritorno a casa tra la sua gente, tra i suoi amici, nella sua famiglia e sulla lunetta del portale del Duomo viene scritto quel giorno. Qui non è riportato in questa foto, ma c'è un'altra foto che è molto significativa in cui sostanzialmente c'è l'augurio al giovane missionario Padre Mario per il suo futuro al Polo Nord. In realtà tutti noi sappiamo che il Polo Nord resterà un sogno perché la destinazione, quella che si dice normalmente l'ubbidienza che lui riceve, non è del Polo Nord, ma è del Laos, è in una zona totalmente diversa a livello ambientale, a livello climatico. Però lui dice, lui accetta con questa profondissima fede che lo contraddistingue e accetta anche con grande convinzione. Mi piace ricordare una frase proprio sull'aspetto fede che lui scrive, che parte con questa domanda. Cosa sarà di noi? Nulla, poiché siamo nelle mani di Dio. Perciò calma, soprattutto, serenità e fede. Queste sono veramente tre parole che sono un programma di vita. Fede davvero vissuta, direi totalizzante, incarnata al 100% si direbbe. Una fede talmente incarnata che lo porta ecco, a lasciare tutto ciò che è il mondo che, insomma, in cui ha vissuto i suoi 25 anni di vita. Ecco perché il verbo lasciare è un verbo che mette i brividi quando vediamo questa foto, perché qui si immortala il momento in cui Padre Mario supera il cancello della porta di casa, e se voi andate in Via Gorizia ancora esattamente così, attorno a lui ci sono dei familiari, dietro di lui la cognata Carmen, lo zio Don Giulio davanti a lui, poi si intravede la madre che sta per salire in macchina e Lucia stessa. E lo sguardo di Padre Mario è uno sguardo molto emozionato perché è l'ultima volta che varca questa soglia. E il clima sicuramente è di grande emozione per tutti. Probabilmente uno dei due fratelli scatta queste foto, ce ne sono più di una. Che rappresentano lasciar casa per andare alla stazione di Trento, prendere un treno che va a Napoli soggiornare per qualche giorno e poi salire su una nave che lo porta dopo un viaggio di più di un mese in Laos.
Scrive in proposito Padre Mario questa frase molto, molto toccante, questo pensiero secondo me profondissimo. Rivolgendosi proprio a ciò che accade ai missionari, parla al plurale, lasciarono le loro case con semplicità e pace. Lasciarono in silenzio tutto ciò che su questa terra ha una sua bellezza particolare e non ha nome. Scesero le scale di casa come per andare a vedere un tramonto, ma andavano tanto lontano. Non è nulla una lacrima, perché le strade del mondo sono bagnate di pianto e su ogni balcone ci sono occhi che non vogliono vedere più nulla. Questo è un pensiero, secondo me, profondissimo, che esprime anche tutta la fatica anche di una scelta tanto voluta, ma che è grande, che è grande. E dopo questo verbo lasciare, non ci può che essere partire. E questa è una foto, è un'altra foto molto forte, perché qui siamo al porto di Napoli. Mancano pochi minuti alla partenza. E in questa foto ci sono questi missionari, qui ce ne sono tre, Padre Mario in mezzo, Monsignor Alessandro Staccioli, che diventerà vescovo, e Monsignor Berti, anche lui diventerà vescovo. Quello in mezzo, Monsignor Alessandro Staccioli, vive vicino a Torino dove abito io e ogni tanto lo vado a trovare e mi racconta ancora di quel momento e ancora si commuove. Perché in mezzo a questi missionari voi dovete pensare, ci sono i loro parenti, no? Vicino a Padre Mario c'è il fratello Emilio con l'impermeabile chiaro. Lucia non aveva avuto il permesso dai genitori di andare a Napoli perché la cosa era troppo forte e i genitori temevano che fosse un'emozione troppo forte. Lì c'è un papà di Monsignor Staccioli, c'è un fratello di Monsignor Berti. Questi sono momenti molto particolari perché dovete pensare anche all'epoca. Siamo nel 1957, una nave che parte, ma la dimensione della partenza non è quella che possiamo pensare noi, cioè tra qualche giorno ci colleghiamo via Skype, ci mandiamo un WhatsApp. No, non era così. Voleva dire lasciare un familiare verso l'ignoto. Potremmo dire come partisse per la Luna. Qualche cosa che non si era mai capito bene cosa fosse. Il Laos forse lo si andava a cercare su un vecchio Atlante che si poteva avere a casa. C'erano foto, forse pochissime, o si doveva immaginare. Ecco, era la prima spedizione italiana, perché fino ad allora il Laos aveva la presenza missionaria francese. La prima spedizione italiana è questa, sono sei giovani, uno è ancora vivo, è quello in mezzo alla foto, appunto, tutti gli altri non ci sono più, e sostanzialmente è veramente un'avventura missionaria misteriosissima. Quindi questi sono momenti, voi vedete il fratello Emilio che prende sotto braccio Padre Mario, cerca di stringergli la mano, tornerà con una febbre altissima, perché queste emozioni erano veramente salutare e vedere il familiare partire verso l'ignoto. Ecco, e questo, l'unico mezzo di comunicazione erano le lettere che impiegavano settimane per raggiungere il Laos e la risposta arrivava numerose settimane dopo. Qui abbiamo la foto, di Padre Mario sulla nave Vittoria ed è una foto che lui manda ai familiari, ecco, la possibilità di far vedere che insomma si sta bene, che si è in piedi e che si viaggia in questi viaggi veramente molto lunghi. E
Mi piace ricordare sulla partenza ancora una frase, che è la frase iconica, potremmo dire, di Padre Mario, quella che conoscono di più. È tratta tra l'altro da una lettera che lui scrive a Lucia nel 57. Noi missionari siamo fatti così. Il partire è una normalità, andare è una necessità. Domani le strade saranno le nostre case. Se saremo costretti ad ancorarci a una casa, la trasformeremo in una strada. Addio. Ecco, queste parole mi fanno dire che tutta la vita di Padre Mario è stata contraddistinta anche dalla capacità sua di raccontare attraverso lo scrivere, che è un altro verbo importantissimo per lui, la scrittura. Scrivere ha una grande forza, una grande possibilità, dà a Padre Mario la possibilità di esprimere se stesso in un dialogo intimo nelle pagine del diario, in un dialogo affettivo con i familiari, in un dialogo di condivisione, di testimonianza sui giornali missionari, ma la scrittura a vari piani c'è sempre ed è sempre presente, soprattutto in Laos. Qui siamo già in Laos, vedete. Il contorno è già particolarissimo, in una sorta di baracca di metallo ondulato, che ha questi muri evidenti, anche un po' approssimativi. Lui continua a scrivere, perché la forza della scrittura è quello che poi ci ha riportato alla valenza della sua testimonianza. E quindi davvero molto, molto, molto importante. E qui si entra nel discorso della sua missione. Per il discorso della missione io ho selezionato quattro foto, molto secondo me significative, ma prima di farvele vedere, vi leggo cosa lui scriveva in linea teorica, anche in modo semiserio, di che cos'è una missione. Parte da una provocazione a cui lui non crede. Si inizia una missione, si fa così. Si stende ben in vista sul muro una grande carta geografica della zona da evangelizzare. Si contano i villaggi, si calcolano le distanze, si prende nota delle fonti, delle strade, dei sentieri. Poi finalmente ci si carica a cavallo. Si salgono le colline, si prende visione delle regioni circostanti, binocolo alla mano, fronte sudata, preoccupata, maniche rimboccate, casco buttato all'indietro. Si inizia una missione, perciò nulla di tutto questo, niente complicazioni, la realtà è molto più semplice. Impara in silenzio da tutti, soprattutto a credere, a soffrire, ad amare. Così si inizia la missione. In queste parole c'è tutto proprio la visione della preparazione teorica della missione, quindi quando si chiude il libro di teoria e si apre il libro della vita, si apre il libro della quotidianità missionaria. E in questo passaggio ci sono queste espressioni di vita che sono tantissime, ma noi le esprimiamo con questi scatti. Lui ha abbracciato questo bambino che abbiamo conosciuto, molti di noi lo hanno conosciuto, si chiama Chanin ed è un signore che è venuto a Trento nella festa della beatificazione, dopo la beatificazione di Padre Mario, non tanti anni fa, ed è venuto con gli abiti tradizionali laotiani. Lui adesso vive in Francia, e con questa foto come gigantografia sulla testa, ha superato tutta la platea. E questo signore, già un po' attempato, con la foto sulla testa, lui e Padre Mario, ha voluto dire: guardate, io sono qui per testimoniare che il sacrificio e il martirio di Padre Mario non è inutile, perché io ho incontrato e conosciuto Gesù Cristo grazie a Padre Mario. Volevo dirvi questo. Ed è stato un momento di grande commozione, devo dire. Questa foto ci dà la visione, uno scatto diciamo, di una veduta del Laos. Per far capire quanto è diversa, Padre Mario è piccolino, lì vestito di nero, è un po' schiacciato da questa scenografia che sicuramente non è quella né di Trento né del suo Trentino.
ma è veramente, ci dà la misura della diversità delle case, della vegetazione. Dietro non ci sono certo le Dolomiti, e lui, in questa sua piccolezza anche d'animo, si fa veramente tutto per cercare di entrare in questa ambientazione. E così in questi gesti da infermieristici, Padre Mario era quanto di più lontano dalla vocazione infermieristica. A Napoli gli fanno un breve corso e pare che davvero fosse in difficoltà a maneggiare sia non tanto le medicine, ma anche gli aghi, a curare le ferite. Però lì lo deve fare, lì lo deve fare, e qui lo vediamo intento a curare chi ne aveva bisogno in un piccolo così ambulatorio. Lui riceve queste persone, quindi diventa anche qualcosa che non è proprio dentro le sue corde, ma lo vive con spirito di servizio. Così come con spirito di servizio pranza con il capovillaggio. Ecco questa sua capacità di dialogare anche con le autorità locali, a cui riconosce un ruolo e si fa stimare da queste autorità. Quindi davvero, diciamo, in qualche misura si fa tutto per tutti. Entra davvero in una dimensione di inculturazione, si direbbe oggi, ma che è un termine che non mi piace tanto. Si immerge, potremmo dire, in una dimensione immersiva di quello che è un'ambientazione molto, molto difficile. E la missione è anche paura. È anche pericolo, perché a partire da soprattutto dal 1959 Laus incomincia a vivere una precarietà complessa che davvero mette a rischio la vita anche dei missionari. La parola paura nel diario viene ripetuta 126 volte. È una paura molto umana, dice la situazione è piuttosto pericolosa, tutti hanno paura. L'ordine della Santa Sede è che i missionari devono rimanere coi loro cristiani, anche col loro pericolo, perciò domani me ne parto calmissimo, senza nessun timore, perché siamo completamente nelle mani del Signore. Scrive anche: e mamma cosa farà? Pensando alla mamma Ida. E in più, se sentirà qualche brutta notizia del Laos, speriamo bene. Ora sono a letto, tutti, io me ne andrò a dormire sul tavolaccio. E speriamo di non sognare i Viet che mi squartano. Ecco, queste sono delle riflessioni che scrive, evidentemente che non manda ai genitori, ma le scrive, per esempio, alcune di queste sono scritte allo zio sacerdote, perché sia al corrente comunque qualcuno della famiglia. Ma lui resta in questo atteggiamento, in questo scatto fotografico. È uno scatto anche un po' iconograficamente del periodo. Mi piace immaginare ad un guerrigliero di pace. Ecco la forza della pace. Non ha armi, ma lui ha il Vangelo nel suo zaino. Qui sembra quasi un po' una sorta di Che Guevara della pace, ecco, perché nella sua iconografia, con questo basco, con questi occhiali, ecco, ma non ha il fucile, non vuole fare guerriglia. Non si vuole fare, insomma, giustizia da solo. Lui predica il Vangelo. E qui mi piace citare una frase del trentino Alcide De Gasperi, che, insomma, figura ancora tanto ricordata anche in questi tempi. Per essere strumento di pace bisogna essere forti, non forti con le armi. Dobbiamo essere forti nella coscienza, nel lavoro, nella concordia. Quando ho letto questa frase di De Gasperi ho pensato a Padre Mario, perché davvero essere strumento di pace non violenta, quindi non usare la violenza come strumento, ma dialogare e aprire e costruire dei ponti di pace. Una pace che secondo me lui esprime benissimo stando con le persone, stando con i bambini. Qui vedete lui avvolto da questi ragazzini e da questi bambini in costume. Ecco, lui davvero, davvero vive la pace. C'è un bellissimo articolo che lui scrive, Natale senza pace.
in un momento molto rischioso. Scrive: i missionari non fuggono. In simile stato di cose, qual è la situazione delle missioni? Vogliamo notare subito che quando il Signore ha comandato agli apostoli di andare a predicare il Vangelo a tutte le genti, non ha precisato se andare a predicare alle nazioni in pace piuttosto che a quelle dilaniate dalla guerra. Anzi, dal momento che il Vangelo è un annuncio di pace agli uomini, si direbbe che il missionario debba preferire le genti bellicose a quelle tranquille. Quindi la volontà di stare anche nel pericolo per portare la pace. Questa è una volontà soprattutto che si esprime nella prossimità, nella vicinanza ai bambini. Quindi vive un clima sempre più pericoloso fino ad arrivare proprio al sacrificio personale. La parola martirio, che poi è quello che lui deve vivere proprio nei giorni successivi al 25 aprile del 1960, dovete pensare che non si ha una data di morte di Padre Mario, così come non c'è il corpo suo. Qui sta battezzando. Pare possa essere anche proprio l'ultimissima foto di Padre Mario questa. Sta battezzando e quindi sta dando inizio alla vita cristiana di alcune persone laotiane. E lo vediamo smunto, lo vediamo magrissimo, davvero diciamo anche proprio consumato da questo servizio da cui non si sottrae. Anche i superiori gli avevano detto di cercare di mangiare di più, di essere insomma erano preoccupati anche del fatto che potesse indebolirsi, ma lui va avanti per la sua strada. Lui che anni prima aveva scritto: anch'io sono stato scelto per il martirio e se voglio essere un santo prete non devo desiderare altro, perché questo è il mistero che ogni giorno mi sta tra le mani. Ecco, Padre Mario non si sottrae a nessuna a nessun servizio che doveva fare, per cui quando si tratta di partire il 25 aprile per questo villaggio, portare dei medicinali, lui lo fa. Lo fa col suo catechista Paolo Shong, altri magari avrebbero preferito di no. Lui va perché è importante andare a portare questa testimonianza e questo aiuto. Viene catturato da un gruppo di Pathet Lao, che erano i Viet Cong del Laos, e sostanzialmente gli si chiede a lui, al catechista, di scavare una fossa e viene ucciso con un'arma da fuoco nella fossa e seppellito lì e mai più trovato in mezzo alla foresta. L'hanno cercato tantissimo, ma grazie al cielo, dopo tanti anni, una testimonianza di qualcuno che era nascosto nella foresta ha raccontato questo momento e ha dato così la possibilità di capire meglio che cosa era successo. Quindi questo sacrificio, questa forza pacifica che umanamente si spegne così. E devo dire, non si spegne nella tristezza, perché anche questa è probabilmente una delle ultimissime foto di Padre Mario con questo sorriso. E c'è ancora chi ricorda questo scatto, si scherzava, si rideva mentre si fotografava. Perché anche nella paura, umanamente parlando, legittima, c'era sempre la possibilità di buttare il cuore oltre l'ostacolo, di pensare che il giorno successivo sarebbe stato migliore e ci poteva essere anche una soluzione di pace. Ecco, mi piace accostare queste due immagini di un Padre Mario più consumato, più serio e di un Padre Mario sorridente, perché questo è un po' il binomio che ci fa conoscere meglio la figura di Padre Mario e ci fa poter costruire questo identikit. Questa non è un'immagine grafica, questa è un'immagine vera, è un'ombra cinese che un suo confratello gli scatta mentre lui, il sole praticamente rifrange la sua immagine contro il muro.
un sole potentissimo, è assolutamente lui e sta portando un secchio d'acqua perché in un piano di questa casa mancava l'acqua. E secondo me è un'immagine molto, molto così, che chiude questo percorso fotografico, quindi possiamo anche togliere appunto la condivisione fotografica e avviarci alla conclusione, perché davvero, secondo me, la forza di Padre Mario sta in questo equilibrio tra martirio e sorriso, tra profondità e leggerezza, nella consapevolezza di poter incidere, di poter cambiare ciò che sta intorno a lui. Io amo moltissimo una frase che ripeto a Iosa, e che secondo me ha una grande forza per noi oggi. Credo, lui scrive, credo che noi siamo incaricati di lasciare il mondo per renderlo migliore. Se dopo averlo lasciato il mondo non diventa migliore, è segno che non abbiamo lasciato nulla. Ecco, questo senso di responsabilità individuale per poter incidere sulla realtà, secondo me è un grande monito oggi. È il più grande monito che noi possiamo avere quando accendiamo i nostri telegiornali. Non possiamo pretendere che Ucraina, Russia, palestinesi, israeliani possano risolvere il loro conflitto se non partiamo dai nostri conflitti, se non partiamo dalle nostre guerre. Se non ci interroghiamo su quello che abbiamo in sospeso nelle nostre famiglie, nei nostri posti di lavoro, nei luoghi che frequentiamo, non possiamo sempre demandare agli altri la possibilità di cambiare questo mondo. Dobbiamo incidere in questa realtà. Ed è un po' l'invito che ci fa Padre Mario. Padre Mario ci invita a prendere questo secchio d'acqua che abbiamo visto. Portare questo secchio d'acqua sul fuoco dei conflitti, prima di tutto dei nostri conflitti. Portare questo secchio d'acqua alle ragioni della pace. E in questo sta la forza della pace di Padre Mario. E in questo sta il senso del martirio in Padre Mario, che è un martirio fecondo, un martirio che genera pace, ma che genera anche, devo dire, relazioni, che genera amicizia, che dà la possibilità di sviluppare anche appunto incontri, confronti. Padre Mario continua a vivere, continua a parlarci in questo. E ci dà un'indicazione finale molto semplice, molto chiara. Qual è la forza della pace da applicare nel nostro quotidiano? Una parola che lui usa con la A maiuscola, la parola amore. La parola amore nel diario, con i suoi derivati, viene ripetuta 824 volte. Questa è la risposta di Padre Mario, quando ci chiediamo che cos'è la forza della pace. È l'amore da vivere ogni giorno. Chiedersi, quando si conclude la giornata, non che cosa si è fatto, non che cosa si è concluso, non chi abbiamo incontrato. La domanda è: ma abbiamo amato? Questa è la domanda che dobbiamo farci. E questa è la provocazione che ci fa proprio riflettere e che ci indica ancora oggi Padre Mario. Quindi tutti possiamo trovare la forza della pace nell'amore. Questa è l'unica strada possibile. Ed è la strada che ha percorso Padre Mario nei suoi 27 anni su questa terra. Una strada, per usare le sue parole, la strada che lui ha percorso è la strada di un uomo felice. Grazie. Questo è il Ecco, abbiamo sentito la sorella di Padre Mario. Ecco, se magari vuole dirlo al microfono.
accomodarsi qua. Così. No, ma dice, ho capito la mia vocazione, essere un uomo felice, pur identificandomi con Cristo crocifisso. Questa è la sua frase importante. E poi io come sorella posso dire, io mi ho sempre visto Padre Mario contento, sereno. Poi io ero, non ho mai perso un incontro al seminario. Infatti uscivo dalla scuola alle 12:30 e dopo a luna c'era l'incontro con i seminaristi qua dentro e io andavo direttamente, anche senza tanto, a trovare Padre Mario e a portare le classiche tre mele, perché era quello che la mamma mi dava da portare a Padre. Non avevamo tante altre cose. E comunque Grazie. Mario era sempre sereno e anche scherzoso tante volte, anche Bello, se questo. non sembra. Grazie. Grazie per quello che mi chiedete. Voglio sottolineare questo passaggio, questa testimonianza della sorella. Perché anche nelle biografie precedenti e anche in quella che troveremo il prossimo giovedì, all'interno di una vita che dall'esterno appare piena di sofferenza, di difficoltà, eccetera, in questi protagonisti troviamo serenità, felicità. Resistenza, diciamo, all'avversità senza, diciamo, quelle arrabbiature, quei visi scuri, eccetera. E questi missionari, ci danno proprio questa, come dire, questa ulteriore forza di affrontare la vita serenamente. Non è uno slogan, No. è difficile da capire. Facile da dire, ma difficile da capire, è difficile da vivere, però dobbiamo provarci anche noi. No, e spesso si fa confusione tra l'essere seri e l'essere seriosi, a mio parere, perché un conto è essere seri, cioè le persone serie ridono anche di gusto. Questo non vuol dire essere impaludati, spesso. Lo dico da persone che vive quotidianamente nel mondo della comunicazione e che deve comunicare un po' anche, devo dire, quelli che sono i valori del Vangelo incarnato nella vita attraverso storie di persone che ci hanno provato e che ci hanno provato nei loro limiti, ma spesso, anzi sempre, in questa veramente serenità, in questa giovialità. Che deve passare, non c'è nulla di serioso, non c'è nulla di triste in questa storia. Padre Mario è una figura che esprime una profondità straordinaria, davvero inimmaginabile nei suoi pensieri spirituali, ma con una componente di leggerezza, direi di sana leggerezza, data dalla sua età. E dalla grazia di un uomo che era sereno e che quindi vive in questa, che non è un'alternanza, ma è proprio una compenetrazione. Nelle pagine del diario, spesso, in un'unica giornata, lui alterna pensieri altissimi a cose super, iper quotidiane, a dei dettagli che sembrano alcune volte quasi sciocchezze accostate ad un pensiero così profondo. Invece non lo sono. Perché sono il frutto di un uomo che vive il suo tempo, il suo spazio, il suo ambiente e anche l'ilarità, lo scherzare, il prendere in giro i compagni, l'essere magari anche oggetto di scherzo. Tante cose che ancora qualcuno racconta, questo
vescovo emerito che vive, suo coetaneo, che ha tanto voluto bene a Padre Mario, che continua a parlarne, che è Monsignor Alessandro Staccione, racconta con grande giovialità le loro giornate, anche le grandi risate che facevano. Una cosa che non ho ricordato è che questo martirio di Padre Mario è un po' l'inizio di una storia davvero tremenda dei cristiani in Laos, una storia che nel tempo poi peggiorerà sempre di più, fino ad arrivare all'espulsione di tutti i religiosi, di tutti i cristiani. Nel 1975, una vera e propria diaspora di cui nessuno, dico nessuno, ma pochissimo si è parlato. Cioè, questa diaspora è una diaspora incredibile. Quel ragazzino che è abbracciato da Padre Mario è andato in Francia, molti sono negli Stati Uniti, tantissimi in Argentina, in Sud America. C'è stata una tale diaspora, ma veramente importante nei numeri, hanno dovuto attraversare il Mekong, questo fiume immenso, molti sono morti in questo attraversamento, una vera e propria, direi veramente diaspora, biblica. E tanto che Giovanni Paolo II, ha incaricato questo compagno di missione di Padre Mario, Monsignor Alessandro Staccioli, di essere vescovo della diaspora, come fosse una diocesi. Cioè lui per anni ha voluto incontrare in giro per il mondo, da un aereo all'altro, questi cristiani laotiani che sono stati costretti a vivere nei più diversi paesi del mondo. E questa è una cosa che va ricordata. Anche se va ricordato che c'è un cammino di pacificazione, c'è un cammino di rivalutazione anche del cristianesimo in Laos, graduale, lento, ma inesorabile, che ha portato al fatto che la beatificazione di Padre Mario, del suo catechista e di altri martiri è stata fatta a 20 anni, cioè nella capitale del Laos, con delle misure un pochino serrate, con un controllo governativo, diciamo, abbastanza stretto, comunque si è ottenuto questa beatificazione lì, nella capitale del Laos. Ci sono anche, c'è una chiesa che è in cammino, quindi possiamo dire che in qualche misura la fecondità di questo martirio si esprime anche nella vivacità crescente della Chiesa laotiana. Beh, ci sono interventi, chiudiamo questa puntata. Il terzo incontro della Forza della Pace, che potrebbe essere anche rinominata la Forza dell'Amore. E chi ama non può non essere felice, no? È felice, chi ama è felice. E quindi ringrazio davvero di cuore Paolo D'Amosso per questa sua relazione, testimonianza, la sorella di Padre Mario e tutti i convenuti. Ringrazio anche il presidente Claudio Tognoli, che mi ha profitto un po', merita un applauso perché ha creduto in questo. Professor Tognoli, posso dire che è un uomo di pace e veramente lo stimo molto. Ecco, poi online ci sarà l'ultima puntata che ci porterà in Australia, per vedere cosa combinò il nostro Angelo Compagnonieri in un popolo che al tempo viveva praticamente in quello che noi definiamo il paleolitico, nemmeno il neolitico, il paleolitico. E quindi cosa fece? Ovviamente per me è stata un'avventura esistenziale, una ricerca molto importante. Passo la parola al professor Tognoli. Grazie della questa bellissima relazione, anche sulla base delle immagini che hanno sempre un fascino particolare, naturalmente. E mi veniva in mente, ascoltando la storia del martirio, questa vicenda drammatica che non può non suscitare scandalo, naturalmente. E allora un passaggio
del regista, il famoso Calma, serenità e fede, perché siamo nelle mani di Dio e perché non siamo niente rispetto a Dio, evidentemente questo noi possiamo immaginare che sia stato anche l'animo, il sentimento nel momento cruciale in cui Mario è stato assassinato dopo che si è scavata la fossa, probabilmente. E noi non possiamo non immaginare che il suo sentimento, la sua fede sia stata così forte da accettare anche questo destino, insomma. Ecco, comunque, grazie a tutti voi e grazie naturalmente al regista D'Amosso e ovviamente all'artefice del ciclo, che è appunto il nostro professore di religione, Semplicemente Rolando. Rolando Pizzini. E voglio ricordare, voglio ricordare che il prossimo appuntamento sarà solo online, quindi vi invio il link e saremo lieti di vederci sul monitor del televisore. In più Computer. E prego. No, io volevo dire con un certo orgoglio che Vasco è stato battezzato il Duomo, ha fatto la prima comunione, la cresima e la prima messa in Il Duomo, Duomo. in Trento. E di questo sono orgogliosa, Bisogna che essere. anche lui lo viveva questo. Un piacere, diciamo. Non voglio dire orgoglio, perché non è orgoglio, ma il fatto di appartenere alla parrocchia del Duomo, dove si era celebrato il concilio di Trento. Bene, ci congediamo. Grazie. Grazie. Grazie.